Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Libro di Cielo, volume secondo, 2 e 5 settembre 1899, capitoli 69 e 70. Con questa obbedienza un po' più mite, il mio povero cuore pareva che da morto incominciasse un po' a vivere, ma con tutto ciò non mi lasciava di essere straziato in mille guise, perché l'ubbidienza, quando vedeva che il cuore si fermava un po' di più in cerca del suo autore, quasi che si volesse in lui riposare perché sfinito di forza, mi dava sopra con i suoi, e con i suoi artigli tutta mi feriva. E poi quel dover ripetere quel ritornello, quando il benedetto Gesù si faceva vedere, non ci venite, non possono discorrere che l'ubbidienza non vuole, era per me il più atroce e crudele martirio. Onde il mio dolce Gesù, trovandomi nel mio solito stato, è venuto ed io gli ho manifestato il comando ricevuto e lui se n'è andato. Una sola volta, mentre io gli stavo dicendo non ci venite che l'ubbidienza non vuole, mi ha detto: figlia mia, abbi sempre innanzi alla tua mente la luce della mia passione, che nel vedere le mie pene acerbissime,
le tue ti parranno piccole. E nel considerare la causa per cui soffrii tanti dolori immensi, che fu il peccato, i più piccoli difetti ti parranno gravi. Invece, se non ti specchierai in me, le più piccole pene ti sembreranno pesanti, e i difetti gravi li reputerai cosa da niente. Ed è scomparso. Dopo poco è venuto il confessore e, avendogli domandato se ancora dovessi continuare questa obbedienza, mi ha detto: no, puoi dirgli ciò che vuoi e tienilo quanto vuoi. Pare che sono lasciata libera e non ho tanto a che fare con questo guerriero sì potente, altrimenti questa volta si sarebbe reso tanto forte che mi dava la morte. Ma però mi avrebbe fatto fare un gran guadagno, perché mi sarei unita per sempre al sommo bene, non ad intervalli, e lo avrei ringraziato non solo, ma gli avrei cantato il cantico dell'ubbidienza, cioè il cantico delle vittorie. Quindi me ne sarei risa di tutta la sua fortezza. Ma mentre ciò dicevo, innanzi a me è comparso un occhio risplendente e bello, ed una voce che diceva: ed io mi sarei unito insieme con te e mi sarei compiaciuto di ridere. Ma purché fosse stata mia la vittoria. Oh cara obbedienza, io risposi, che dopo aver fatto una risata insieme ti avrei lasciata alla porta del paradiso per dirti addio e non più rivederci, per non avere a che fare con te, e me ne sarei ben guardata di lasciarti entrare. Questa mattina mi trovavo in tale abbattimento d'animo e mi vedevo tanto cattiva che io stessa mi rendevo insopportabile. Essendo venuto Gesù, gli ho detto le mie pene e lo stato miserabile in cui mi trovavo, ed egli mi ha detto: figlia mia, non volere perderti di coraggio. Questo è il mio solito, di operare la perfezione a passo e non tutto in un istante, affinché l'anima, vedendosi sempre in qualche cosa manchevole, si spinga, faccia tutti gli sforzi per raggiungere ciò che le manca, a fine di più piacermi e di maggiormente santificarsi. Onde io, tirato da quegli atti, mi sento sforzato a darle nuove grazie e favori celesti, e con ciò si viene a formare un commercio tutto divino tra l'anima e Dio. Diversamente, possedendo l'anima in sé la pienezza della perfezione, e quindi tutte le virtù, non troverebbe modi come sforzarsi come più piacermi, onde verrebbe a mancare l'esca di come accendere il fuoco tra la creatura e il creatore. Sia sempre benedetto il Signore. Allora, queste due meditazioni sono nuove istruzioni molto importanti di Gesù su alcuni aspetti fondamentalissimi nel cammino della santità e della perfezione che occorre percorrere risolutamente, ecco, e senza tentennamenti, per entrare nel regno del divino volere, ecco, accompagnati da questo guerriero che è l'obbedienza. Prima mi è scappato proprio, non ho potuto trattenere il riso, ecco, vedendo l'ironia, insomma, che lui ha fatto sull'obbedienza. Ha detto: ecco, dopo che ci facciamo la risata insieme, ti lascio alle porte del paradiso per dirti addio e non più rivederci. E me ne sarebbe guardata a lasciarti entrare, no? Quindi è abbastanza quello che ha operato durante il pianeta Terra. Questo fa capire anche un'altra cosa molto importante. E anche, vedete qui, il confessore ha fatto una tipica cosa, ecco, io insomma lo so, da prete. Quindi ha semplicemente messo alla prova l'anima. Quando si entra nell'orizzonte dell'obbedienza, sapete che i maestri di spirito chiamano l'obbedienza cieca. Perché è cieca? Perché tu non devi capire, tu non devi sapere perché stai ricevendo un certo ordine o un altro ordine. Devi semplicemente farlo e basta. Ecco perché, insomma, bisogna ecco, prima di mettersi sotto l'obbedienza volontaria, è bene trovare, ecco, qualche sacerdote, diciamo, esperto nella direzione spirituale, capace di guidare le anime, che sappia quello che fa, ecco, non
anche un sant'uomo, insomma, no? Che però ecco, non sia, come dire, non sia esperto su questo aspetto del ministero sacerdotale, no? Perché il ministero sacerdotale è un ministero complesso, insomma, no? E i carismi e i doni sono diversi. Non tutti hanno né la scienza sufficiente né, come dire, la capacità proprio concreta di, come dire, ecco, far percorrere una via di perfezione che comporti anche l'esercizio molto delicato di questo ministero, che, ripeto, insomma, se si tratta di una persona che non è religiosa in senso stretto, quindi che non ha l'obbligo istituzionale di obbedire al superiore, tra l'altro poi nei modi in cui ogni singola costituzione delle varie congregazioni prescrive, è un fatto del tutto volontario, ripeto, cioè è volontario sia scegliere di farlo e sia ogni volta che ci si trova dinanzi una cosiddetta obbedienza scegliere di farla, d'accordo? Cioè, ecco. E ciò semplicemente allo scopo, ecco, di raggiungere una grandissima santificazione, perché ecco, non esiste nessuna cosa più terapeutica e più sicura di questo, per uscire fuori da alcune pastoie, da alcune paludi da cui le anime non ci escono con le gambe loro. Questo l'ho visto chiarissimamente. Quindi, quando veramente qualcuno vuole percorrere un cammino profondo di seria perfezione, o ripeto, si trova in condizioni di, come queste anime del tutto peculiari, che sono condotte dalla grazia per sentieri atipici, quindi non battuti, è indispensabile entrare in un orizzonte di questo genere. In tutti gli altri casi è lasciato ad libitum e facoltativo, in alcuni casi però completamente inutile, insomma, no? Se una persona non c'è intenzione di santificarsi seriamente, non c'è motivo, insomma, per, come dire, per chiedere un'obbedienza, no? Il sacerdote sta facendo una cosa da prete perché improvvisamente, senza nessun motivo, gli dice: beh, puoi dirgli ciò che vuoi e tienilo quanto vuoi. Quello che voleva fare il sacerdote era semplicemente vedere se Luisa, quindi la virtù di Luisa, quindi l'ubbidienza di Luisa, arrivava fino al punto, attenzione, punto a cui Gesù si è sottomesso, d'accordo? Perché Gesù, soltanto per spiegare due cose sulla passione, ha fatto un'eccezione. Se no, quando gli diceva: guarda che non ti posso parlare perché c'è l'ubbidienza che me ne impedisce, se ne andava. Immaginate, insomma, cioè, qui bisogna un attimo mettersi, noi non ci possiamo rendere conto di cosa significa che ti appare Gesù, con tutto il diletto che questo comporta, insomma, con la certezza che quello è Gesù, e tu gli devi dire: no, guarda, non ti posso parlare. E Gesù prende e se ne va. Bisogna contemplarla questa scena. Questo fa anche comprendere quanto Gesù stesso voglia che si sia sottomessi a questa signora, come la chiama tante volte Luisa, no? Ecco, perché, ripeto, se uno volesse dire cosa ha caratterizzato la vita terrena di Gesù, è l'ubbidienza fino alla morte e alla morte di croce. Lui è l'ubbidiente, ma la Madonna è l'ubbidientissima. In tutto, ecco. Quindi chi aspira ad assomigliare un pochettino a Gesù e a Maria non può, ecco, non ricordare queste cose, no? Non lo può fare. Non è, ripeto, non è, cioè dice: ma senza questa cosa qui non si può percorrere un cammino, sì, un cammino di santificazione, sì, che si possa giungere alle vette della perfezione senza essersi liberati della volontà propria. Insomma, non è che sono un tuttologo, che sono Dio, insomma, però così su due piedi a pensarci un attimo, io qualche dubbio ce l'ho, insomma, ecco, perché non possiamo rimanere in balia della nostra volontà, perché la nostra volontà si insinua anche nelle cose migliori che noi facciamo e a volte le macchia in maniera profonda, d'accordo? Gesù lo dice tante volte negli scritti, nell'ora della passione, pensate a quando dice: tutte le opere buone che si fanno per burla, addirittura, che paragona alcune opere buone agli scherni che ha subito davanti a Erode, no? A essere trattato da pazzo. Dice: quanti sacramenti che si fanno per burla, quanta gente da fare la comunione per burla, quante opere buone che si fanno per burla. Non mi danno nessuna gloria, ma sono delle prese in giro, d'accordo? Che mi importa a me che tu stai facendo quell'opera buona quando la stai facendo
come dire, per farti notare dal prossimo, per trarne come gratificazione umana. E queste sono tutte quante cose interiori, capite? La via della divina volontà tante volte, abbiamo detto, è via interiore perché ci deve abilitare a guardarci dentro. Ecco. Io, da sacerdote, cerco sempre, con le anime che poi fanno sempre l'esistenza, dico sta attento. Guarda dentro te, cos'è che ti muove realmente in questa cosa? Ah, ma questo, ma quell'altro, no, io non c'ho di là, di là. Ecco, sono 100.000 sciocchezze, ecco, perché non ci guardiamo dentro, d'accordo? Perché se uno guarda bene, chi ti muove a fare certe cose che si vede che esternamente sono malsane, è qualche emozione, passione, desiderio o intenzione malsana, d'accordo? Bisogna dirselo anzitutto a se stessi, ma insomma, ma faccio così schifo, sono così mostruoso. Questo è molto peggio, d'accordo? Non dobbiamo spaventarci di questo, ecco, perché siamo così, noi siamo, cioè, non voglio fare sempre le stesse cose. Quando San Luigi nel suo panegirico dice sempre: siamo più brutti dei rospi, siamo più lenti delle tartarughe, siamo più collerici delle trighe, più superbi dei paponi e tutto il resto che fa quella cosa, mazza, che bel ritratto. Ecco, uno deve leggere quello e deve pensare, sono questo e molto di più, non ci sono eccezioni, non ci sono zone franche, d'accordo? Eccettuati Gesù e la Madonna, non ci sono zone franche per questo tipo, quindi l'unica differenza che c'è tra le persone è chi lo sa e quindi provvede e chi non lo sa o non vuole saperlo e quindi non provvede e continua a campare nell'illusione che no, che c'ha ragione, che c'è la sua volontà, che gli altri sono cattivi, che gli altri sbagliano, tutte le solite cose di cui, come dire, la volontà umana dà, come dire, dà sfoggio e dimostrazioni ininterrotti, no? Queste cose si spezzano solo così, anche perché, vedete, anche qui, cioè, ti appare Gesù. È chiaro che ti appare Gesù per divina volontà, no? Ma anche nell'apparizione di Gesù noi non dobbiamo cercare, per esempio, nessuna cosa straordinaria. Cioè, se un'anima è guidata per vie non comuni, lo decide la Santissima Trinità. E la Santissima Trinità decide se guidarla per vie non comuni, come guidarla per vie non comuni, con quali mezzi, in quali forme, per quanto tempo. Punto. Se l'anima si ritrova in questo caso, non deve né esaltarsi né fare nulla, lo deve riconoscere, deve accettarlo e deve anche in questo essere sottomessa all'Altissimo. Cioè, se Gesù, anche con lui, se un giorno avesse deciso, da oggi in poi non ci vengo più veramente, dovrebbe essere tranquillissima. Certo, avrebbe sofferto infinitamente, ma dovrebbe comunque essere unita al divin volere, anche soffrendo, perché indubbiamente una persona che vive esperienze di quel genere non potrebbe, insomma. Non è un pezzo d'acciaio, quindi non potrebbe staccarsene così come se niente fosse. Non è possibile. Ecco, ma sarebbe una sofferenza unita al Fiat. Ecco, quindi questo è fondamentale, questo è molto importante. Ecco, e questo per ora, insomma, basti per questa ultima lezione di questi capitoli. Sicuramente non sarà l'ultima in assoluto sull'obbedienza. Poi c'è il passaggio dove Gesù dà delle indicazioni, ecco. Raccomandando di averle sempre dinanzi alla nostra mente. E quali sono? Bisogna sempre contemplare le pene acerbissime di Gesù. Allora, per chi fa le ore della passione, diciamo, sono un ottimo strumento perché oltre che consentirci di fare i giri nel Fiat Redimente, quindi non semplicemente di contemplare la passione, ma anche di in qualche modo di ricambiare l'amore di Gesù, riparare le offese che riceve, eccetera, quindi le solite cose che si fanno nei giri, però è vero anche che vedere le ore della passione di Gesù, ecco, è anche l'ottima capacità descrittiva che ha Luisa, insomma, ci ridimensiona un pochino, io veramente delle volte rimango un po', cioè, fa male vedere certe cose, no? Quindi, noi questo dobbiamo sempre pensarci, cioè, e non ci pensiamo quasi mai, cioè, tutti quanti i nostri risentirci per cose da nulla, per piccole cose, dico, ma dico, insomma, no? O anche per cose grandi, cioè, dico, ma padre, non lo so,
C'ho la famiglia distrutta, mio marito mi ha lasciato, mia moglie se n'è andata con altro, mio figlio si droga. Non lo so che problemi possono capitare, possono essere però sicuramente molto grandi. Ecco, alcune vedono, è venuto un tumore, non lo so, insomma, no? Ecco. Solo che dobbiamo sempre farci questa domanda. Bene, per carità, non sono cose allegre queste qui, sono cose. Ma quando io mi presento dall'altra parte, mi si fa dinanzi Gesù, abbracciata alla sua croce, d'accordo? E mi dice: bene, figlio mio, hai sofferto. Hai sofferto perché io ti ho fatto questi piccoli doni per il tuo bene. Lo so che hai sofferto tanto. Dico, però adesso ti porto a vedere quanto ho sofferto io. Ce lo fa vedere, dopodiché Gesù ritorna e dice: vogliamo fare un paragone? Vogliamo fare un confronto? Ecco, ricorda però che tra me e te c'è questa piccola differenza. Uno, che io ero Dio e non un uomo, e quindi ho sofferto soltanto perché mi sono voluto mettere in condizione di soffrire, perché in quanto Dio non potevo soffrire, io ero come dire, al di sopra di queste cose. Due, anche in quanto uomo, io ho sofferto perché lo volevo, perché in qualunque momento potevo distruggere tutte quante le cause di queste sofferenze, fulminare chi mi faceva del male e non l'ho fatto. Tre, io ero Dio, d'accordo, quindi Dio tutto se merita, meno che soffrire, perché io sono soltanto la causa del bene. 4. Io in quanto uomo ero perfetto e innocente, e non avrei dovuto soffrire neanche una minima mancanza di rispetto da parte di nessuno. Andiamo avanti. 5. Io ho sofferto delle cose che tu te le sogni la notte, e sia a livello spirituale, sia a livello morale, sia a livello affettivo, sia a livello fisico. Non ci credi? Te lo faccio vedere tutte quante nel dettaglio, nei particolari. Ancora, io ho sofferto dall'istante del concepimento fino al momento della mia risurrezione, senza nessuna interruzione di nessun tipo. Nella consapevolezza, tra l'altro, sempre attuale, di tutte quante le sofferenze che mi aspettavano, future, e di tutta l'inutilità del mio sacrificio e di tutti i peccati di tutta l'umanità che avevo sulle spalle. Due punti. Basta tutto questo? Ti vuoi ancora lamentare? No, questo, se, che cosa dice Gesù? Se tu questo lo guardi bene, avere sempre innanzi alla mente la luce della mia passione, nel vedere le mie pene acerbissime, noi stiamo sempre a piangerci addosso sulle nostre piccole sofferenze, d'accordo? Capita una piccola cosa, pum, e ti piange addosso. Ma tu hai mai pianto i dolori di Gesù? Ma piangi a singhiozzare sui dolori di Gesù, perché c'è stato a singhiozzare. Lui, se in alcuni momenti della passione, dice: non ce la faccio, non posso andare avanti, non posso guardare uno spettacolo del genere. E Gesù gli dice: no, figlia mia, tu devi guardare, devi seguire in tutto, devi memorizzare i fini e i mini particolari, perché devi capire alcune cose. Io, sinceramente, quando uscì la passione di Mel Gibson, sentii alcune reazioni che mi hanno fatto venire il volta a stomaco. Di qualcuno, ma che sono queste cose? Ma che è questa cosa splatter? Ma questa è una cosa orribile, insomma, orribile. Ma tu quelle cose le devi guardare in faccia te, e non è niente quello in confronto a quello che è successo. La passione di Mel Gibson, certamente, sì, dà un'immagine della violenza e di quanto è stata cruenta la passione di Gesù, ma è un'immagine quella, è andata molto peggio, eh. Mica si vede nella passione di Mel Gibson che i soldati aprono la bocca a Gesù e gli cominciano a sputare in faccia, dentro la bocca, sputi fetenti, come hanno fatto i soldati la notte. Cioè, immaginiamo gli sputi fetenti, insomma, a Roma si chiamano gli scatorci in bocca, d'accordo? Sì, si vede che gli danno qualche sputacchio in faccia, ma non si vede quello che descrive Luisa, che lo ricoprono di sputi negli occhi e lui era legato, non poteva manco asciugarsi, e che tira fuori gli sputi dagli occhi attraverso le lacrime. Io questo non l'ho visto nella passione di Mel Gibson. Non si vede che gli saltano sopra e lo pestano in maniera, lo sbattono da tutte quante le parti, lo fanno cascare per terra, o per esempio tutto quello che ha sofferto Gesù la notte durante la prigionia, non si vede. E non è tutto quello che non si vede, non si vede. Allora, il film non va bene. E perché non va bene? Te lo dico io perché non va bene, perché tu non le vuoi vedere quelle cose. Perché quelle cose sono un attestato di amore di Gesù, ma sono anche, tra virgolette, no, un'accusa vivente a te.
E sei un ingrato nei confronti della passione di Gesù e che non ti vergogni per niente di aprire bocca per la puntura di un moscerino dinanzi a quello che Gesù ha sofferto e che magari ricambi pure quelle cose bestemmiando. Questa è la motivazione. Altro che cinematografia, questo Mel Gibson gli piacciono le cose splatter, quindi ha rifatto un'altra cosa tipo Salvate il soldato Ryan con tutte quante del sangue che sprizza e lui è un macabro e cose di questo genere. Altro che. Allora, le tue ti parranno piccole. E non solo. Noi abbiamo sempre la tendenza, guardate, facciamo le nostre confessioni, no? Quello che facciamo noi, se ho fatto questo, cioè, io confesso, no? Quindi me ne accorgo di tante questioni, no? Cioè, anche il modo con cui si confessano i peccati, no? Una confessione, dice San Tommaso, umile, cioè, le cose più umilianti si confessano bene. I peccati di pensiero. Pochi fanno confessioni altamente santificanti, perché la confessione è santificante anche quando è una confessione di devozione, è a seconda di come la fai. Cioè tu puoi passare, come dire, in rassegna, puoi dire, ho fatto qualche atto di superbia, ho perso qualche volta la pazienza e qualche distrazione nella preghiera. Ti sei confessato, no? Però puoi anche dire, ho fatto qualche atto di superbia, che cosa hai fatto? Ma sai cosa ho fatto? C'era in questa situazione io veramente stavo cercando di farmi bello agli occhi delle persone, in particolare di questa persona, di quest'altra persona. Ecco. Oppure ho risposto in maniera cafona, altera e villana a questa persona. Sono tutti atti di superbia, questi qui posso dire atti di superbia, oppure posso dire questo. Ho perso la pazienza, bisogna vedere perché, per cosa. D'accordo? Mi sono distratto nella preghiera. Bisogna vedere che tipo di distrazione era, se era una distrazione involontaria o se era una distrazione dovuta, insomma, a veramente mancanza di considerazione, che magari mentre stai pregando ti sei messo a fare un'altra cosa. È diverso, no? Allora, certamente la confessione va sempre bene, però il tasso, come dire, se mi si passi questa espressione, di santificatività, di santificazione, che ricevi dalla confessione è molto diverso, a seconda di come la celebri. Allora, io tante volte ho raccontato, Santa Gemma Galgani si andava a confessare in lacrime tutte le settimane e il confessore, dopo che fu morta, dopo che morì, disse, si confessava solo imperfezioni e quasi tutte involontarie, però la sua coscienza le percepiva come cose orribili. Non è che esagerava, aveva semplicemente un alto grado di perfezione. Cosa dice Gesù? Se tu consideri la mia passione, le mie pene ti sembreranno immense. E le tue piccole e i tuoi peccati per cui soffri dolori tanto immensi ti sembreranno gravi i più piccoli difetti. Se non fai questo, che succede? Le più piccole pene ti sembreranno pesanti. Da tutto il giorno a brontolare e se poi fa mezza cosa che già esalta il sistema nervoso e i difetti gravi li vedrai cosa da niente. Quindi padre non ho fatto niente, oppure le coscienze poverine grossolane che dicono che non hanno fatto i peccati, non perché pensano realmente di essere santi, ma perché non ne hanno la benché minima coscienza. Ecco, poi quella parola di esortazione e di incoraggiamento, andiamo verso la conclusione, che Gesù dice a Luisa a proposito della gradualità della perfezione, del cammino di perfezione. Ecco, si trova in un altare abbattimento e si vedeva tanta cattiva che io stessa mi rendevo insopportabile. Allora, l'umiltà è anche, come dire, la coscienza della nostra miseria e della nostra inadeguatezza assoluta, ecco, a qualunque grazia ricevuta dal cielo, che è cosa da coltivare ed è cosa buona, ecco, va sempre temperata. Non occorre portarla al di là dei giusti limiti. Ecco, io stessa mi rendevo insopportabile un po' troppo. Perché tutto quello che ci porta verso lo scoraggiamento, verso l'abbattimento, verso il pensare ma queste cose non cambieranno mai, verso la disperazione e tutte queste cose qui non sono cose che vengono da Dio, ma dal diavolo. Quindi, pur avendo una fonte positiva, perché la fonte positiva è la constatazione della propria miseria, quindi, come dicono i maestri di spirito, l'amore alla propria abnegazione,
non si deve anche in questo esagerare. La virtù è sempre il giusto mezzo tra il troppo e il troppo poco. Allora Gesù gli dice: guarda, la perfezione si opera passo a passo e non tutto un istante. Affinché l'anima, vedendosi sempre in qualche cosa manchevole, si spinga, faccia tutti gli sforzi per raggiungere ciò che le manca, al fine di più piacermi e di maggiormente santificarsi. Allora, numero uno, non si diventa santi dall'oggi al domani. D'accordo? Cioè, io ricordo sempre alcune cose, le ho raccontate tante volte, no? San Francesco di Sal, che è passato alla storia come il santo della dolcezza, ha lasciato scritto che lui ha dovuto combattere contro l'ira abbastanza viva del suo temperamento collerico per anni 21. Il santo curato d'Ars, che diceva che dopo 38 anni da parroco non si era mai arrabbiato, era un temperamento collerico. Sant'Ignazio di Loyola, non 21 anni, ha lasciato scritto che ci ha messo 40 anni per riuscire a moderare e frenare la veemenza del suo temperamento focoso, collerico e irascibile. Ecco, quindi l'importante è camminare. Ecco, la cosa importante, cioè, oggi molto si parla in giro di cammini di fede, che la fede è un cammino. La fede certamente è un cammino, cioè tu devi muoverti, perché se non fai dei passi avanti, soltanto rimanere fermo vuol dire essere risucchiati nel gorgo del vizio e tornare indietro. Quindi, meglio una lumaca, d'accordo, e una tartaruga che una statua, d'accordo? Meglio. Meno peggio, certo sarebbe bene, non dico di essere insomma un cavallo di razza, un mulo, un somaro, insomma, che cammina un pochino senza farsi le galoppate, ecco, dei frisoni del nord Europa, insomma, no? Ecco, quindi, certo, se c'è un frisone del nord Europa, o il cavallo di Alessandro Magno, insomma, ecco, si va più spediti, però l'importante è muoversi. Sapendo che in ogni caso il cammino della perfezione è graduale, non si va dall'oggi al domani, no? Anche nel regno della divina volontà ci sono i fuochi di paglia, ecco, le anime illuse che leggono i quattro scritti, fanno quattro atti e dicono che vivono nel regno della divina volontà. Io parlo perché parlo purtroppo con cognizione di causa, no? Che quando mi è capitato, insomma, di vedere o ascoltare alcune cose, ho taciuto per carità, ovviamente, anche perché è inutile parlare in quelle circostanze, ma vedendo dico, ma tu pensa, poverina quest'anima che è talmente proprio cieca, è talmente illusa che si pensa, insomma, la cosa tanto grande, capito, ha così buon mercato, no? Quindi non scherziamo. E Gesù spiega anche perché, sarebbe un pericolo. I maestri di spirito dicono anche un'altra cosa, no? Questo lo scrive anche San Paolo nelle sue lettere, che nostro Signore lascia sempre, come dire, almeno qualche difettuccio, in modo tale che noi camminiamo con i piedi per terra e non ci andiamo a pensare di essere, ecco, e possiamo essere un pochino mortificati e abbiamo qualche cosa a cui sforzarci e migliorare, perché se fossimo già completamente, come dice, perfetti, non troverebbe modi come sforzargli per più piacergli. E mancherebbe l'esca per accendere il fuoco tra la creatura e il creatore. Cioè, noi dobbiamo sempre, cioè quando una persona si risolve a vivere solo per Gesù, ricordiamo le meditazioni dei giorni scorsi, tu non ti sta a pensare agli altri, ci sei tu e guarda te stesso e stop. Ecco, pensa ai peccati tuoi, pensa al cammino tuo, non sta a guardare gli altri, in nessun modo. Guarda te e guarda me e basta. Guarda me che significa? Significa quando una persona si abilita, si abitua e devi piacere a Gesù in tutto quello che fai, anche fino ai minimi dettagli, fino al minimo pensiero, fino alla minima operazione. Ecco. E certamente questa cosa si alimenta nella misura in cui vedo delle cose, qui sarebbe da fare un po' meglio, queste potrebbe fare un po' meglio, cioè, quindi si ha questa serena, diciamo così, visione di noi stessi che ci consente con calma, ma anche con solerzia e con amore, di crescere, di lavorarci e di migliorare. Altrimenti il nostro rapporto, come dire, d'amore con Gesù resterebbe inceppato, la nostra virtù messa in pericolo, non parliamo dell'umiltà, insomma, che sarebbe messa a serio rischio, insomma, se non si vedessero alla luce del Signore ancora le innumerevoli,
diceva l'offertore della messa antica, innumerevoli pronomi rapidibus peccati, situfensione vos negligentis meis, innumerevoli peccati, offese e negligenze mie e di tutti i presenti. Offriva per questo la santa ostia dell'offertorio. E quindi preghiamo il Signore che ci tenga sempre in questa valle santa dell'umiltà, senza mai cedere allo scoraggiamento. O Divina Maria, ricordiamo sempre con te che non solo Gesù ha sofferto tutto quello che ha sofferto, ma anche tu hai sofferto quello che ha sofferto lui. Nelle considerazioni che abbiamo fatto, a te ti manca che tu non sei certamente una dea per natura, ecco, ma sei l'innocente e la piena di grazia, la nostra corredentrice. Ecco. E nessuna creatura tanto quanto te ha sofferto. E nessuna creatura tanto quanto te ha sofferto per i peccati nostri, non per i peccati propri che in te non c'erano. Per le anime a te devote anche la considerazione e la meditazione sui tuoi dolori, ecco, è sempre un grandissimo aiuto, ecco, per non lamentarsi mai delle nostre pene e per lavorare con solerzia, ecco, la correzione dei nostri difetti che, anche se minimi, tanto dispiacciono al tuo cuore addolorato e immacolato e che tu tanto vuoi non vedere nei tuoi devoti che desideri perfetti come tu lo sei. Aiutaci anche a stare nella serenità, ecco, a camminare con costanza e perseveranza, con pazienza anche nei confronti di noi stessi e dei problemi e difetti che ancora la divina volontà non ci consente di risolvere nonostante i nostri sforzi e che sappiamo trarre anche da questa occasione di sana e santa umiliazione davanti a Dio. Tu che hai obbedito in tutto e per tutto al tuo castissimo sposo San Giuseppe, anche a lui e a tutte le autorità umane a cui sempre sei stata sottomessa, tu che potevi comandare su tutti e che sei la regina degli angeli, ci faccia questo comprendere quanto è importante e aurea questa virtù, che è l'unica che ci mette al sicuro dal mestiere del diavolo. Tu, il serpente, lo tieni sotto i piedi, ecco, per la grandezza di tutte le tue virtù. L'unico modo con cui possiamo tenerlo sotto i piedi noi, quindi lontano sicuramente al 100% della nostra anima, è nascondendoci sotto il manto benedetto della santa ubbidienza. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.